rendi conto che quello che sta facendo? Non è che la mai Pina Pirozzo, di nuovo padre e figlio insieme a Parco Chiuso. Pasquale, che dici? Che ci dici di questa? Allora, è stato uno slalom bellissimo, il percorso bello, gli organizzatori più che altro, gente che ci ha invitato ieri sera, abbiamo fatto una grande festa, tutto bello e tutto, niente da dire. È una favola partecipare a questo tipo di gare. Sì, è una favola partecipare qua, io non credo l'ora che arriva l'anno prossimo per venire a passare una giornata così bella.
come tutti gli altri, ma non in questo punto. Bene, Bina, tu? Tutto bene, poteva andare molto meglio. E come sempre ringrazio sempre papà, mamma, Sara. La macchina come si è comportata molto oggi? Meglio. Molto meglio. Molto meglio. Bene, bene. E il meccanico deve intervenire per darti qualcosa in più sulla macchina. Bene. Pasquale e Bina, grazie a tutte e due. Alla prossima allora. Grazie. Solo dov'è? Allora, Bina, eccola qua. Prima si parlava di due amici, di due piloti. E io nella qualità di rappresentante legale della Legal Corp, società cooperativa tra avvocati, e la Lipari Motors, di cui è appunto l'amministratore Totò, proprio in memoria dei nostri confianti amici, Peppe Cuzzola e Pasquale Cammereri, campioni nello sport e nella vita, e non aggiungo nient'altro, vogliamo dare un omaggio, un riconoscimento a due piloti esordienti del 2022 Under 23. La prima, anche per cavalleria, è l'amica Pina Pirozzo. Totò, consegna tu. Giratevi verso i fotografi per la foto ricordo. Gruppo RS Plus 1150, seconda Pina Pirozzolo. Nina Pirozzolo ritorna sul palco della Cosenza Corse e al primo posto sempre della Cosenza Corse Michele Pozzo. Fate la foto ricordo.